Siamo in compagnia di Kir Elam che ci consiglierà due libri per lui indimenticabili. Sì, sono due libri che vanno in certo senso insieme, si completano fra di loro. Uno è un libro classico, forse il più classico dei classici moderni, che è l'Amleto di Shakespeare. E uno dei motivi per cui ho scelto l'Amleto di Shakespeare è perché il secondo libro, cronologicamente, è molto più recente ed è un libro di Ian McEwan, il romanziere inglese, dal titolo Nel guscio, Nutshell in inglese, e il Nutshell è in certo senso una citazione proprio di Amleto. In Amleto i due amici, ma che non sono anche un po' due sicari di Amleto, cioè Rosencrantz e Guildenstern, sono in visita al Palazzo Reale da Amleto, e lui fa il suo famoso discorso dove dice che gli potrebbe bastare anche lo spazio di un guscio di una noce pur di trovare la sua libertà. Ian McEwan prende Amleto e prende in modo particolare questa metafora del guscio della noce come punto di partenza di questo bellissimo romanzo, Nutshell, dove sostanzialmente la trama di Amleto viene rivisitato in chiave un po' gialla, cioè un po' un giallo moderno e un po' anche una parodia, perché qui abbiamo la coppia reale, cioè gli equivalenti di Gertrude e Claudio, che tramano l'uccisione del re, cioè che in questo caso non è il re, ma è un povero poeta che viene fatto fuori da questi due moderni assassini reali, tra virgolette. Ma la cosa interessante, ed è qui il colpo di genio, secondo me, di McEwan, è che tutto viene raccontato tramite la voce e il punto di vista di un bambino non ancora nato, di un feto. E quindi è forse la prima volta nella storia che si racconta una trama, tra l'altro una trama che è fatta in parte di violenza, anche di complotto, e questa trama rivisita Amleto in parte in modo grottesco, ma in parte anche come metafora della violenza, se vogliamo, della società contemporanea, la decadenza della società contemporanea. Ma questa trovata di raccontare, di descrivere tutto tramite le percezioni uditive, le percezioni anche, diciamo, uterine di questo bambino che sta per nascere, è qualcosa di straordinario e chiaramente richiama anche all'infanzia di Amleto, quindi c'è tutto un mondo lì dentro. Grazie.